Un cordiale saluto, benvenuti al nostro appuntamento con le informazioni di Cron TV. Apriamo con la cronaca del Cremone, parliamo di treni perché torna il problema della sicurezza dopo il furto avvenuto sulla Mantova-Milano. Sentiamo il servizio. Ha tentato il colpaccio, ma non ce l'ha fatta. È stato denunciato dai carabinieri che lo hanno bloccato alla stazione di Codogno, un nigeriano richiedente asilo domiciliato presso una struttura per l'accoglienza di Cremona, accusato di furto con destrezza per aver sottratto la borsa di una passeggera del treno regionale Mantova-Milano, borsa contenente 400 euro, il portafoglio, i documenti, le carte di credito e il cellulare. Gli uomini dell'arma sono riusciti a recuperare il bottino e a restituirlo alla legittima proprietaria, ma questo episodio ripropone prepotentemente il problema della sicurezza sui treni, in particolare sulle linee transitanti per Cremona. Ex Snum, il supermercato può attendere nuovo stop ai lavori. Sentiamo il servizio. A distruggere il tratto di canale Cremonella col cedimento una volta incotto la scorsa estate pare che possa non essere stato un temporale estivo, bensì i lavori di preparazione del terreno. Per questo ora la sovrintendenza di Mantova ha bloccato i lavori nell'area ex Snum in attesa di un accertamento delle responsabilità e del conseguente ripristino dell'antico scolo fognario. Una novità che rinvia ulteriormente la realizzazione del supermercato Conad, realizzazione che ha già subito diversi stop, prima per i rilievi della commissione paesaggio, poi per quelli dell'ufficio mobilità del comune che ha voluto una rotonda di smistamento del traffico su Via Giordano, ed ora questo nuovo impedimento. Appuntamento alla prossima puntata. Convenzione tra Comune di Cremona e Federlegno per recuperare gli alberi caduti in Val di Fiemme. Sentiamo il servizio di Bibiana Sudati. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, chilometri e chilometri di foresta secolare distrutti dalla furia del maltempo che lo scorso novembre si è abbattuto sulla Val di Fiemme. I preziosi abeti rossi, sradicati dal terreno, piegati come steli di grano e ammassati come aghi di Shanghai, sono stati l'emblema di una catastrofe ambientale ed economica senza precedenti e che non potrà essere risolta se non tra centinaia di anni. Un disastro che, tra gli altri, ha colpito anche il settore della liuteria, che da sempre, fin dai tempi di Antonio Stradivari, acquista il pregiato legno sulle Dolomiti. La preoccupazione degli utai cremonesi legata al reperimento della materia prima più importante per la realizzazione dei loro strumenti si è tradotta in un'azione concreta. Cremona e il distretto culturale della liuteria non potevano stare solo a guardare. Così è nato l'accordo con Federlegno Arredo. Si tratta di un protocollo d'intesa che sarà siglato questo pomeriggio tra il sindaco Gianluca Galimberti e il direttore generale dell'associazione Sebastiano Cerullo e che ha al centro proprio il recupero e l'utilizzo del legno delle foreste di Stradivari. Legno che sarà utilizzato dalla Scuola Internazionale di Liuteria e che farà risuonare attraverso il suono dei violini l'eco delle Dolomiti. La cronaca dall'Italia: è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di assenteismo una decina di dipendenti del comune di Carpino. Dopo le indagini condotte per un paio di mesi dalla procura di Foggia, avvalendosi anche di telecamere piazzate all'interno della sede municipale, i dipendenti si sarebbero più volte allontanati per ragioni estranee ai propri doveri d'ufficio. Ora si trovano tutti ai domiciliari. La verità emergerà in sede di processo, dirlo è stato il 38enne denunciato perché accusato di aver aggredito la parlamentare 5 Stelle Mara Lapia nel parcheggio di un supermercato a Nuoro dopo una lite scoppiata. Dalla colluttazione la deputata avrebbe riportato l'infrazione di una costola. L'uomo ha comunque precisato di non avere ancora ricevuto alcuna notifica in merito. La cronaca del mondo: lo Yemen figura tra i paesi messi al bando dagli Stati Uniti per ragioni di sicurezza, ma di fronte a un bimbo morente anche l'amministrazione Trump ha soprasseduto. Così il Dipartimento di Stato, dopo un diniego iniziale, ha poi concesso il visto alla madre del piccolo giunta a San Francisco per dare il proprio ultimo saluto a Abdullah, un piccolo di soli 2 anni ormai in fin di vita. Un terzo cittadino canadese, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato arrestato in Cina, lo ha confermato il Ministero degli Esteri di Ottawa. L'episodio fa seguito agli altri due riguardanti un imprenditore e un ex diplomatico canadesi bloccati per presunte minacce alla sicurezza. In realtà i fermi sono stati interpretati come una ritorsione per l'arresto in Canada della figlia del fondatore di Huawei, Meng Wanzhou, poi rilasciata su cauzione in attesa di giudizio per aver aggirato, secondo l'accusa, le sanzioni contro l'Iran. No.
Lo sport pare esservi spazio per un accordo extragiudiziale tra l'ex amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, e la società. E quanto emerso nella prima udienza davanti al Tribunale del Lavoro di Milano, a cui l'ex dirigente ha fatto ricorso contro il proprio licenziamento avvenuto nell'agosto scorso, il giudice ha deciso di rinviare così l'udienza al prossimo 29 gennaio per verificare se le parti riescano ad individuare o meno un'intesa. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.